I Subsonica con A Patriots to Arms qui a 00K Radio Kiss Kiss questo martedì con il super ma super rapper italiano Emi Skila qui con noi. Bella a tutti. Ciao, è la prima volta che ti presento, a dire la verità, con un accento che sta tra New York e l'Ecuador. Di la infatti non si capiva, dove l'avete presa? Non si capiva. Lo so. Guarda, ce l'hanno data, però ragazzi abbiamo, come posso dire, una bella pennellata di gnocca. Sì, ecco. Infatti l'abbiamo fatto perché in due, capito, purtroppo non riusciamo ad avere un sex appeal adatto. Da quando c'è lei finalmente ce l'abbiamo. A proposito di gnocca, in realtà, ecco, il mondo del rap, insomma, in qualche modo è legato strettamente al belvedere. O sbaglio? No, sì, è vero. Tutto qui? Ah no, cioè, no, no, okay, devo no, è legato al belvedere nel senso che c'è questo manifestare, ostentare appena arrivi da qualche parte, no? Quindi i bei vestiti, le belle ragazze, le belle situazioni. Però allo stesso tempo tutti, io compreso, fanno un po' i maledetti, no? Fanno quelli che poi in realtà nella vita reale hanno la sfiga addosso, hanno gli sbatti, l'affitto da pagare, le siete storie, tutti poveri, le storie di quartiere. Esatto. Una storia quotidiana tutti, no, no, tutti nati ai bordi di periferia, come diceva Eros Ramazzotti. No. Sì. Esatto. Poi tutti poveri, vi siete picchiati tantissimo da bambini. Ma io avete è vero, subito non moltissimo. Tutte le cicatrici che ho, cioè. Ma onestamente, tu eri uno che ti picchiavi, di la verità, a 00K. A voglia, prima del rap la mia passione erano le giostre, il pungible e le botte con quelle di altri paesi, tipo. Ecco. Ma... questo fa molto rapper nostrano, il pungible e le botte con quelli degli altri paesi, fantastico. Senti, ma oggi certo. È un giorno molto particolare, un pochino come fosse Natale, un pochino come se diventassi papà, perché esce finalmente il tuo disco, il tuo primo album vero e proprio, Nudo e Crudo, sì. Ecco, Erba Cattiva. L'erba ecco. Cattiva. Perché? L'erba cattiva, ma perché sai che si dice l'erba cattiva non muore mai, quindi è un po' lo slogan del pezzo, perché comunque arrivo da un periodo di tante critiche, di tutti che mi dicevano, ma i Mischilla tanto tempo un anno non ne sentiamo più parlare, sei una moda passeggera, sei una meteora, no? E invece alla fine l'hanno presa tutti in quel posto, perché io oggi è uscito il disco, quindi sono contento e insomma, bella anche per loro, che devo dire, soprattutto bella per me. Hai perseverato, quindi quello che persevera alcanza, no? Cioè, ci arriva. Eh sì, esatto. Tra l'altro, appunto, questo disco è veramente un tuo successo, perché è nato dopo un grande successo su internet. Io sono andato a controllare, no? Perché sono uno di quelli che ogni tanto dice sì, dicono tutti che il web fa diventare famosi, poi in realtà dietro ci sono delle operazioni commerciali di solito incredibili, o comunque alla fine se tu guardi gli artisti da dove nascono, per dire qua in Italia, ormai quasi tutti dai talent show, quindi dai mass media, quelli generalisti della televisione. Okay. In realtà tu veramente hai milioni di contatti su YouTube, su Facebook, ad esempio. Mi raccontavi prima che in 48 ore quanti ingressi hai avuto sul tuo canale YouTube? Più di 120.000, poi non si sa perché si sbloccano a blocchi, l'ultima volta che abbiamo guardato era più o meno 120.000. Cioè sono numeri da capogiro, quindi sì, ragazzi... Neanche in due giorni, quindi bene, mi quindi veramente, spaccando. Finalmente incontriamo un fenomeno nato veramente sul web. Tra 120.000 persone che hanno cliccato sul tuo canale YouTube, l'hai trovata la tipa? No, perché no, vuol dire no. Su 120.000 ce l'hai, è di possibilità. No, secondo me però i non mi piace erano della presunta ragazza che insulta nel mio pezzo. Secondo me si è creata tipo 100 account per... È vero, cash woman. Cioè tu ti sei tagliato il pubblico femminile. Ragazzi, no, parli delle donne in maniera... No? Ma no, le donne più le tratti male più si pigliano bene, quindi... Ma non è vero! Marisol, ma compiatela, che quando ti sculacciamo ancora. Allora, dimmi la verità, carichi di più da quando hai fatto questo pezzo o prima di scrivere... Cioè, prima di divulgare questo pezzo. No, vabbè, ancora non si può sapere. Appena uscito tutto quanto, quindi vedremo qual è la reazione femminile. Anche perché tanto, guarda, ti dico la verità, le ragazze che seguono questo genere di solito sono giovani, quindi si sentiranno meno chiamate in causa. Perché la cash woman è datata? È più grande, sì, esatto. C'è più Marisol, voglio dire, ormai donna che è no. Certo, mi hai detto veccia? Mi stai dicendo che sono una veccia? No, assolutamente no. Allora, visto che parlavamo di cash woman, visto che è il singolo che in questo momento sta trascinando quest'album che è uscito oggi e vi consigliamo di andarlo a ascoltare, insomma andiamo a sentire proprio cash woman, lui è Emi Skila.
freddo uomo. La mia gente nel blocco ti scavalla il giubbotto, pure quegli occhiali fashion. E mi stilla nel posto, sai che quando ti crocco dopo giri con il gesso. La mia gente nel blocco ti scavalla il giubbotto, pure quegli occhiali fashion. E mi stilla nel posto, sai che quando ti crocco dopo giri con il gesso. Sono bloccato, sbroccato, non muovo un passo, sono ingessato. Tu vaffanculo, non stressarmi col tuo rap. Non sono come te, io esisto anche senza web. Scrivo zarro perché è zarro che vivo. Vestirsi largo il giorno d'oggi è restrittivo. I rap, you snitch, lo leggi quando do le spalle a te che non sei un cazzo, bitch. Non ti fanno i beat, dog, ti fanno i rich, mon. Rimani un babbo anche se ti sei iscritto a kickbox. Non fare il big pro, non giri coi più bravi. Stupido bimbo, tu i featuring li paghi. Fanculo King Kong, Godzilla caga in bocca. Rocco la tua festa, con i miei raga in fotta. Spero la strada inghiotta, gli stronzi come te che nel 2009 rappi come nel 93.